Continua la corsa contro il tempo per l'organizzazione della 51esima Coppa Interamnia. Il passaggio fondamentale è stato finalmente completato. Stiamo parlando della costituzione del Comitato Istituzionale per l'organizzazione dell'evento, che vede il Comune di Teramo in prima linea per la gestione della manifestazione di pallamano prevista quest'anno dall'8 al 14 luglio e che per significativi problemi economici rischiava di saltare. Il comitato presieduto dal sindaco D'Alberto, al quale abbiamo invitato tutti gli enti istituzionali che piano piano stanno aderendo e chiaramente altri soggetti come naturalmente l'associazione Interamnia World Cup del professor Montauti. La Teramo che ama in qualche modo la Coppa Interamnia sta anche rispondendo a questo anche appello da parte del Comune e di tutti gli altri soggetti a far sì che in qualche modo la Coppa non si fermi e possa continuare per i prossimi 50 anni il proprio percorso, anche innovandosi naturalmente. Quindi c'è un grandissimo lavoro in questi giorni con tanti operatori, tanti volontari che chiaramente stanno organizzando tutti gli aspetti della Coppa. I primi problemi con i quali il Comitato si sta confrontando riguardano gli alloggi in hotel per arbitri e autorità. Per quanto riguarda gli atleti, circa 800 quelli attesi alloggeranno nelle scuole e nelle prossime ore verrà firmata un'ordinanza per requisire quelle già individuate. Sì, esatto, ci sono tanti aspetti, abbiamo diviso l'accoglienza nelle scuole, nelle palestre, negli hotel, da tutta la parte relativa anche alla ristorazione, quindi insomma, la possibilità che gli atleti possano godere dell'enogastronomia della città, tutta la parte di sicurezza, di igiene all'interno delle scuole, tutta la parte sportiva naturalmente, ma anche tutta la parte di intrattenimento serale. Quindi sono diverse aree affidate a gruppi di volontari e di persone esperte della Coppa ed è un sistema che poi fa capo al comitato, che in qualche modo riesce così ad arrivare a tutti gli elementi, anche i dettagli dell'organizzazione. Il tempo è poco, quindi insomma, cercheremo di realizzare la miglior coppa possibile con il tempo disponibile per poi metterci al lavoro già da subito per l'anno prossimo per anche valutare quelle che possono essere le possibili modifiche della coppa.